fuga di gas, esplosione in casa, è accaduto in una villetta di Bugliano nel comune di Barga, ferite due persone. Polizia municipale, accertamenti sul comandante Stefano Carmignani, lo ha confermato il comune dopo il blitz della procura in piazzale San Donato, si indaga su ZTL e altro. Lo sport, Lucchese che botta ma deve ripartire, il centrocampista rossonero analizza la sconfitta con la Maceratese e le prospettive della squadra in vista della doppia trasferta di Siena e Prato. Il difensore Altobello, ultimo rinforzo per Lopez. La campagna americana di Tatiana Pieri, risultati davvero lusinghieri per la 16enne tennista lucchese che guadagna oltre 200 posizioni nella classifica Juniores WTA, ora è numero 56 al mondo. Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione della TG Noi, in primo piano la cronaca con l'esplosione che si è verificata in una villetta di Bugliano nel comune di Barga questa mattina. Gravi danni all'abitazione, fortunatamente però non sono in pericolo di vita le due persone che in quel momento si trovavano all'interno della casa. La veranda in muratura scoperchiata, l'interno del locale semidistrutto. Uno scenario pauroso, quello apparso ai soccorritori e ai vigili del fuoco accorsi ad una villetta di Bugliano, nel comune di Barga, dove si è verificata un'esplosione, presumibilmente per una fuga di gas. Fortunatamente non sono in pericolo di vita le due persone che si trovavano nell'abitazione al momento dello scoppio, il padrone di casa di 78 anni e la figlia di 44 anni. Hanno però riportato ferite e ustioni. L'uomo è ricoverato al San Luca, la donna è stata trasferita a Cisanello. Sul posto, oltre ai mezzi del 118 e ai vigili del fuoco, sono arrivati anche i carabinieri e la polizia municipale di Barga. Ancora da accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto, ma non ci sarebbero dubbi sul fatto che l'esplosione sia stata provocata da una fuga di gas all'interno della veranda. Lo scoppio è stato potentissimo e paradossalmente proprio la scoperchiatura del tetto ha dato sfogo allo spostamento d'aria, evitando così il possibile crollo del muro del corpo principale della casa. Tanto per dare un'idea dell'esplosione, ecco come sono ridotti i finestrini dell'auto che era parcheggiata vicino alla veranda. La deflagrazione è stata udita in tutto il circondario, tanto che in molti hanno chiamato forze dell'ordine e vigili del fuoco per chiedere cosa fosse accaduto. Sul posto è accorso anche il sindaco di Barga, Marco Bonini. Intanto direi che sono intervenuti subito i vicini di casa, che sono come sempre i primi soccorritori. E poi, ecco, da notare anche questa volta come tutta la comunità barghigiana si sia mossa, sia intervenuta. Noi siamo qua come amministrazione, ci siamo stretti subito intorno alla famiglia e quindi ora, una volta verificate le condizioni di salute, penseremo tutti insieme anche al resto, a quello che c'è da fare. Torniamo a parlare adesso degli accertamenti avviati dalla Procura di Lucca sulla Polizia Municipale di Lucca. Da quanto comunicato da Palazzo Orsetti, dal Comune, al centro di questi accertamenti c'è il comandante della Municipale, Stefano Carmignani. C'è il comandante della Polizia Municipale di Lucca, Stefano Carmignani, 52 anni, al centro degli accertamenti avviati dalla Procura e che hanno portato lunedì al blitz per l'acquisizione di documenti negli uffici del comando di Piazzale San Donato. Lo dice il Comune di Lucca, che in una nota spiega di aver messo a disposizione della Procura tutta una serie di documenti che riguardano in particolare Carmignani. Tra questi documenti ci sono la timbratura dei cartellini di presenza in servizio del comandante e la registrazione dei passaggi nella ZTL di alcune autovetture, il che conferma che nel mirino degli inquirenti ci sono presunti accessi abusivi di auto non autorizzate nella zona traffico limitato del centro storico. Ma evidentemente c'è anche qualcos'altro, perché la Procura ha chiesto anche la documentazione relativa a missioni fuori sede del comandante e relativi rimborsi. I provvedimenti assunti da Carmignani per la revisione degli stipendi di alcuni agenti in servizio al comando di Lucca e tutta la corrispondenza tenuta dal comandante nel corso degli ultimi 2 anni e mezzo circa di servizio. Infine la Procura ha acquisito anche i titoli di accesso al concorso indetto dal Comune di Lucca nel 2014 per ricoprire il ruolo di comandante della Municipale, vinto poi da Carmignani. Non solo, il Comune annuncia di aver anche aperto una verifica interna per accertare eventuali profili di responsabilità, pure in assenza allo stato attuale di qualsiasi tipo di addebito nei confronti di Carmignani. Noi TV ha contattato il comandante, ma Carmignani ha spiegato che al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni. Ha però aggiunto che sta seguendo attentamente la vicenda e che parlerà eventualmente più avanti.
Una notizia di cronaca da Viareggio, la polizia ha individuato e arrestato una 33enne di etnia rom residente nel comune di Camaiore con numerosi precedenti penali per furto. Che cosa è accaduto? Che la donna stava facendo il mimo in passeggiata, un bambino le ha offerto degli spiccioli e la donna che ha notato spuntare una banconota da 20 euro dalla tasca del bambino con destrezza se n'è impadronita e poi ha cercato di allontanarsi. I genitori però, i genitori del bambino hanno visto la scena, hanno subito allertato una volante della polizia che è riuscita a bloccare la donna. La giovane è stata trovata dalla polizia in possesso di quasi 300 euro in banconote e le sono stati sequestrati gli indumenti, compresa la parrucca che usava appunto per fare il mimo. Andiamo adesso a parlare del calendario unico per gli eventi che è stato presentato dal Comune di Lucca. Il calendario in questione si chiama Vivi Lucca 2016. Presentato a Palazzo Orsetti, Vivi Lucca 2016, il calendario unico di eventi culturali e turistici della città. Anche per il nuovo anno, il Comune ha riunito tutti gli appuntamenti più importanti che si svolgeranno nel nostro territorio in un calendario con l'obiettivo di promuovere l'immagine di Lucca anche all'estero, proporre su diversi mercati l'offerta della città e migliorare l'accoglienza turistica. Da qui la volontà di coordinare le diverse iniziative che nascono dalle numerose associazioni e enti preposti del territorio. Il calendario permetterà ai cittadini di vivere la città in maniera consapevole, sapendo con largo anticipo quale sarà l'appuntamento in programma ogni mese, ha commentato l'assessore al turismo Giovanni Lemucchi, presente alla conferenza stampa di presentazione assieme a Confcommercio e Confesercenti di Lucca. È ovvio che in questo cartellone tante le manifestazioni più significative sono quelle che ormai sono tradizionali e si ripetono da diversi anni, no? Come le più importanti, dai comics al Summer Festival, all'Anfiteatro Jazz e quant'altro. Ci sono poi delle manifestazioni che avremo quest'anno per la prima volta e alcune delle quali vorremmo anche proprio che fossero edizioni zero per poi darle continuità in futuro, quindi ecco, sono tutte, insomma, da questo punto di vista sono complessivamente circa 40 eventi di qui alla fine dell'anno. Una promozione pianificata che diventa un prezioso strumento per i lucchesi ma anche per i turisti che potranno così programmare con maggiore facilità un eventuale viaggio a Lucca e anche per gli operatori del settore che potranno promuovere meglio le attività della città. È necessario aumentare i posti auto riservati al personale dell'ospedale San Luca di Lucca. Lo chiede il sindacato UIL FPL spiegando che a causa di una sottovalutazione in sede di progettazione sono stati realizzati 50 posti in meno di quanto necessario. La UIL spiega che i dipendenti dell'ospedale sono costretti a lunghe code nel momento del cambio tra mattina a pomeriggio per accedere al parcheggio. Ci spostiamo adesso a Viareggio per la presentazione del Carneval d'Arsena. Torna il Carneval d'Arsena, il primo carnevale d'Italia dopo quello di Viareggio e la festa impazzerà per 5 giorni da venerdì 5 febbraio al martedì grasso 9 febbraio. A 45 anni dalla sua nascita, nel lontano 1971, il Rione d'Arsena si rinnova cercando di tornare alle origini. Più partecipazione, più sano divertimento e più maschere che trasformeranno la d'Arsena viareggina in un grande baccanale d'allegria. Ma anche meno eccessi alcolici e atti di vandalismo che niente hanno in comune con la festa carnevalesca. Tutto questo non sarà facile, ma gli organizzatori sono certi che la festa che andrà in scena per 5 giorni sarà un grande successo di partecipazione e di divertimento. Molte difficoltà, con tanta furia, tanta velocità, però ormai è una macchina talmente accelerata che non si può più fermare. Noi ci siamo, abbiamo fatto i nostri sforzi, ringraziamo l'amministrazione, tutti quelli che ci hanno aiutato con la raccolta fondi, tutte le persone, anche la persona singola che è venuta a portare anche 5 euro, sono 5 euro che sono importanti per il Carneval d'Arsena, che hanno potuto far sì che il Carneval d'Arsena ha impegnato iniziative culturali rivolte sia per i bambini che iniziative sulla sicurezza del rione.
Una festa che appartiene ai viareggini, ma anche ai molti turisti che la conoscono e l'apprezzano. Molte le iniziative all'atere della manifestazione. Si parte con la cena delle mascherate, l'apertura di un nuovo importante spazio dedicato solo ai bambini, il trofeo Beppe Bugia, forse il più grande trascinatore carnevalesco, il premio fotografico dedicato alla memoria di Riccardo Pierotti e molte altre iniziative che renderanno la festa d'Arsenotta unica nel suo genere. Torniamo a Lucca, l'associazione 70s Running Team Lucca ha consegnato il ricavato della corsa Flying Run all'associazione Dinamo Camp che segue i bambini con gravi patologie. Ecco qua la fotografia relativa alla donazione. L'assegno, consegnato nella sede lucchese della Cassa di Risparmio di San Miniato, ammonta a ben 8.380 euro. La Flying Run si è corsa lo scorso 27 dicembre 2015 in centro storico in memoria di Amelia Coli, membro del 70s Running Team, prematuramente scomparsa lo scorso anno. Torniamo in Versilia, per la precisione a Pietrasanta, per una iniziativa benefica. Costruire un futuro migliore per le quasi 3.000 famiglie che vivono nel paese di Daisamnore, nel Burkina Faso. Era questo l'obiettivo della serata, un canestro per sopravvivere, promossa alla palestra Tommasi dal comune di Pietrasanta, insieme a Versilia Basket 2002 e all'associazione Amici del Mondo Onlus, con il contributo della banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. In programma un'inedita partita di basket, campioni dello sport da una parte e personaggi dello spettacolo dall'altra, per raccogliere fondi a favore dell'associazione che da anni opera per aiutare le comunità più svantaggiate. I fondi raccolti serviranno per garantire un pasto ai bambini in Burkina Faso che vivono e studiano in una scuola vicina al centro che abbiamo realizzato. E quindi creeremo una mensa nel nostro centro che garantirà un pasto giornaliero a questi bambini. Come mai avete scelto Pietrasanta quest'anno? Ma perché noi siamo di Pietrasanta, l'associazione è nata a Pietrasanta 10 anni fa e quindi ci sembra giusto poter chiedere ai pietrasantini, che sono sempre stati generosi, di fare un ulteriore sforzo nella direzione, insomma, della beneficenza e dell'aiuto a questi bambini meno fortunati di noi. A capitanare l'iniziativa c'era il campione del lancio del martello, Nicola Vizzoni. Veramente hanno risposto bene tanti amici e adesso speriamo che risponda bene anche appunto la città di Pietrasanta e per questa serata di beneficenza importante per questi bambini del Burkina Faso. Noi atleti e comici cercheremo di metterci la faccia del nostro e per dare un aiuto appunto a questi bambini. La palla a due l'ha scodellata il CT Marcello Lippi, che ha così aperto una sfida divertente seguita con applausi dal pubblico. Oltre a Vizzoni, nella squadra degli sportivi c'erano Maura Genovesi, olimpica di tiro a segno, ed i ciclisti Petacchi, Chicchi e Bartoli. Tra gli attori Graziano Salvadori ed Alessandro Bertolucci. Tante risate ed anche qualche sorprendente contenuto agonistico, ma soprattutto la consapevolezza di fare qualcosa di davvero utile per persone che ogni giorno affrontano la sfida della sopravvivenza. È tutto per la prima parte del TG, adesso ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo arriva l'informazione dello sport.